Beh ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cura 93. Siamo qui su Assassin's Creed 4, questa volta l'ho appena preso ragazzi. Anzi non è che l'ho appena preso, ce l'avevo da un paio di giorni e non l'ho potuto usare per cause ban, come sapete. E ragazzi, che dire? Allora, ho avuto i primi minuti, i primi 20 minuti ragazzi di prova per provare un pochettino il gioco. Allora, se non volete spoiler ragazzi, non continuate a guardare sto video. Quindi lasciate perdere, se volete giocarvelo voi ragazzi, fidatevi, non guardate sto video perché vi dovrei spoilerare un pochettino la storia, perché comunque sì, Assassin's Creed si sviluppa sulla propria campagna e non su multiplayer come Call of Duty, Battlefield e gli altri. Allora ragazzi, ci troviamo qui, adesso sono nell'Abstergo ragazzi, col soggetto numero 17. Allora, come posso iniziare? Chi di voi non l'ha ancora giocato, vi dirò subito, e chi ovviamente vuole sta guardando sto video, vi dirò da subito che voi incominciate con un pirata. Questo pirata lascia la propria fidanzata per andare a fare il pirata, ragazzi. E in nave incontra ovviamente resistenza, da tipo, se non sbaglio, resistenza inglese. E, se non ricordo male, raga. Allora, incontra resistenza inglese e nel combattere contro queste navi, contro questa flotta inglese, la nave dei pirati affonda. Cosa succede quando affonda, ragazzi? Che lui affoga, si ricorda tutto della sua ragazza, di cosa gli aveva detto, che fra 2 anni doveva tornare. E cosa succede? Si sveglia immerso nel mare, cioè nel mare, nell'oceano. Lui esce fuori dall'acqua, si dirige verso l'isola e nell'isola ovviamente si ricorda di... cioè, non è che si ricorda. Prima nell'attacco contro le navi inglesi, il pirata, sì, il pirata, l'assassino sale nella nave e attacca i pirati. Quando esplode la nave, ovviamente si trova il pirata nell'isola, vede anche che lui arriva dal mare e gli dice che gli offre 100, sì, 1000 denari per poterlo portare in una parte, cioè poterlo portare da un'altra parte, se non mi ricordo bene come cazzo si chiama. Comunque sì, ragazzi. L'assassino, cioè il pirata, gli dice che avrebbe accettato solo 20 soldi. Gli dice: pirati, comunque sia, l'assassino si incazza, gli punta la pistola contro. Non può sparare perché è scarico, comunque sia, non funziona. E lì incominciano l'inseguimento. Quando incominciano l'inseguimento, ragazzi, si arriva alla fine. Quando arriviamo alla fine dell'inseguimento, il pirata ammazza l'assassino. Gli ruba l'abito, gli ruba tutto, gli ruba le spade, le armi. E va e incomincia a scappare. Cioè, incomincia a ammazzare altri soldati che penso che siano inglesi. Salva delle persone che erano state ma sì, manettate prese da questi soldati inglesi. E con questo proprietario, con questo uomo che è appena liberato, riesce a scappare con la nave di quel tipo. E cosa succederà lì? Da lì si ferma il ricordo. Dovete camminare un pochettino con la barca. Comunque sia, l'Assassin's Creed. Comunque sia, la Ubisoft ha incentrato molto su queste battaglie navali che sicuramente sono piaciute dal terzo. La grafica mi sembra migliorata, a me piace molto, ragazzi. E poi infine, niente, ragazzi, sono arrivato qui. Lui, se non sbaglio, dovrebbe essere il soggetto 17. Siamo nell'Abstergo. E adesso ripartiamo da qui, ragazzi. Stavo un pochettino raccontando che la sessione è andata perfettamente. È andata benissimo. E niente, partiamo subito. Clicchiamo B e riprendiamo. Bene, grazie Nancy. Buongiorno. C'est bon, tout est prêt. Magnifique, merci. Questo è tuo, lo strumento base del lavoro, il trasmettitore. Accendilo e dai un'occhiata, è facile. Accendiamo questo coso, ragazzi. Vediamo questa tavoletta elettronica. Vabbè, bello. Bello come ce l'abbiamo qui, ragazzi. Ah, dobbiamo Avrai avvicinare già notato questa che la tipo. sicurezza Chiamo è A. ridotta in questa Ok, sezione e chi new è il trasmettitore che file. auto. Vabbè, bello. Cosa abbiamo? Passi impiegati. Ok. Chiudi trasmettitore. Ok, Lentamente. andiamo. Perfetto. Ma tavola, un iPad, ragazzi, abbiamo. Anzi, iPad nuovo, però. Dobbiamo seguire questa tipa. Se non sbaglio, tutti parlano francese. Non so dove possiamo essere. In Francia, boh, in Canada. Che cazzo ne so? Che figata! Vedi il segnale wireless luminoso? Sei agganciato all'ascensore. Ti lascio questo onore. Campione Siamo diretti allo studio del campione 17, di. secondo Ok. piano. Fammelo cliccare. Oh.
Allora ragazzi, quindi vi ho saltato la prima parte, così almeno su quello rimanete e ci sarà una sorpresa per voi giocarla. Andiamo. Questo gioco mi piace, devo essere sincero, è bello, non è male, è una figata. E comunque sia, chi è appassionato di Assassin's Creed, ragazzi, ecco lo gioca. Ascoltiamo. Buongiorno. Salut Melanie. Ça va bien? Bene, grazie. Conosci il nuovo acquisto? È iniziato oggi. Ancora no. Buongiorno. Quale progetto? Campione 17, stirpe Kenway. Ethan Connor. Edward è il pirata. Ah, ciurma! Sarà divertente. Benvenuto a bordo. Melanie, posso parlarti nel tuo ufficio un attimo? Certo, fammi finire questa cosa e arrivo tra 5 minuti. C'est bon, è stato un piacere. Sai, sul piano c'è il campione 17. Ci tuffiamo nei ricordi di un generoso donatore. Desmond Miles. Dobbiamo estrarre il meglio dal suo DNA. E speriamo un giorno di creare esperienze fantastiche con quello che troveremo. Desmond Miles, ragazzi. Quindi ci stiamo ricollegando. Sono di John, uno dei maghi dell'IT. Sta sistemando una cosa per te. Ci stiamo ricollegando alle vecchie Assassin's Creed, ragazzi. Pensavo fosse una storia tutta staccata, completamente staccata da Desmond. Alla tua prima postazione Animus. Vediamo questo Animus, ragazzi. È tutta tua, quindi siediti, rilassati e trovaci delle belle sequenze. Va bene, zia. Se hai bisogno di consigli, nell'Animus ho caricato dei programmi tutorial, così non avrai problemi. Grazie, zia. Tornerò più tardi all'arrembaggio. Vai, ciao, zia. Ci vediamo dopo. All'arrembaggio, ragazzi. Allora, che cazzo devo fare? Ok, devo andare all'Animus. Dove minchia è? Che bellina la scatola. No, no. Allora, io dove cazzo sono? Ok, sono qui. Quindi devo andare verso qui e devo... Che è B? Ok, B, perfetto. Ogni volta mi incasino così così. Benvenuto ad Animus Omega, il sistema di esplorazione dei ricordi ancestrali di Abstergo Entertainment. Se hai qualche domanda, commento o dubbio riguardo come usare al meglio il tuo Animus, contatta il supervisore del progetto, Melanie LeMay. Sei stato registrato come membro del progetto Campione 17. Il tuo soggetto di ricerca primario è Edward James Kenway, nato il 10 marzo 1693 a Swansea, Galles. Calibrazione completata, segni nella norma, sistemi a posto, trasmettitori extraneurali attivati. Ok ragazzi, stiamo ripartendo in una città, bello. Ma quindi siamo già arrivati con la nave, grande. Allora, quindi eravamo in nave, staremo arrivando o siamo già in città? Non lo sapremo mai. Assassin's Creed 4 Black Flag, grande. Oh ragazzi, fossi io ve lo dico ragazzi, fossi in voi, se conoscete la storia di Assassin's Creed, se magari siete rimasti un pochettino delusi dal 3, comunque sia, se siete veramente appassionati, prendetevi anche il 4, perché comunque sia, gli assassini o l'Assassin's Creed, tutto, è sempre stata una cosa fantastica. Siamo a Cuba ragazzi, Havana! Siete qualcuno? Havana! No, cerco solo di essere amichevole, non voglio che mi scambino più per un pirata. Giusto. Una canaglia come voi deve stare attenta. Già. Ok, siamo arrivati, dai. Dai, dammi il comando, cazzo! Ok, raga. Allora. E pensare che Spagna e Inghilterra 2 anni fa erano in guerra. Ed eccomi qui a fraternizzare con gli spagnoli come niente. Qualcosa non va? No, non è niente. Sabbia nei calzoni. Qual è la miglior taverna in città? Devo fare un riposino. O una siesta, dovrei dire. Io sto andando in un pub per incontrare dei mercanti. Potrei mostrarvi la strada. Bene, andiamo. Andiamo un pochettino, ragazzi. Spero che aspetterete. Allora, si è messo il cappuccio. Sarebbe un sollievo. Allora, segui Steve Bonnet. Nel caso di incomprensioni. Posso fare? Dai, e vai, cammina! Splendido, che da bere! Oh, però comunque ci sia, il vestito non mi piace granché di questo assassino. Chissà quanto è figo, però, cioè, boh, è classico, molto versione Connor, ragazzi. Radadangedon. Però vabbè. Seguiamolo. Dai. Hola, signore.
Conoscete queste dame? No, bisogna pagare per quel privilegio. Ah, che strano. Che dozzina di real per ogni ora di conoscenza. Addirittura, così caro. Provare? No. Santo cielo, no, sono un uomo sposato. I mariti sono il loro forte. Ma questa volta non ho messo la cosa per seguire, ragazzi. Seguiva in automatico, voi vi mettevate dietro l'obiettivo, se camminava seguiva in automatico. Estimatore della difesa personale. Dovrei provare. Vabbè, ragazzi. Da un po' di tempo, questa ferraglia non capisco. Non capisco perché non sono se che lui è un assassino al cappuccio. Solitamente solo gli assassini mettono il cappuccio. Magari gli altri sono tutti templari, quelli rossi che avete giù nella mappina, non lo attaccano, che strano. Boh. Vabbè, solitamente è così. Invece stavolta no. Su, amico. Mi ho salvato la pelle. Ah, sì. Ma certo. Saluti. Allora, acquista. Cosa dobbiamo acquistare? Vediamo che cosa c'è. Spada. Set di spade. Cosa mi puoi offrire? Ma confermo, va. Compriamoci queste spade. Questa è più adatta a me. Avete scelto? Potevo permettere solo un piccolo coltello. Ma va a cagare, dai, muoviti, va. Oh, accidente. Ho sbagliato strada. No, tranquillo, trovo un punto migliore. Che stiamo cercando? Ah, tranquillo. Oh, ma sono tutti assassini in questo gioco, ragazzi. Ogni dito è un uncino. Ecco come riconosci un marinaio. Sì, proprio così, sì. Ovviamente, ragazzi, la cosa più bella è che sanno già fare tutto, sanno salire. Cioè, ragazzi, li mettete nei grattacieli come il, non lo so, uno dei grattacieli più alti del mondo, quello che c'è a Dubai, ragazzi. Lo mette lì e si arrampica lui anche nei vetri, con le ventose. Non si sa. Super assassini agilissimi. Ok, visto bene, zio? Ho visto il posto. Dai, cosa fai adesso? E tu fino al... che strano, ragazzi. Cosa fate di solito, ragazzi? Vi tuffate nella paglietta. Fermo, o ti spacco le gambe se ti prendo. Guardate i movimenti, ragazzi. Guardate come sono molto più fighi. Più fluidi anche tutto. C'è proprio più bello, mi piace. Sto alle calcagna, verme. Guardate come si muove. Allora. Eccomi qui. Ma ti prendo, pezzo di merda. Non farti inseguire per tutto il porto. Ma dai! Puttana Eva, prendilo! Ma che non devo camminare. Guarda! Scendi! Scendi! Cosa fai? Hai derubato l'uomo sbagliato. Ci puoi contare. Molto pericolosi. No. Sì, viene zio. Tranquillo. Oh! Cazzo, via! Dacci, brutto stronzo! Ma che cazzo, sì! Sono queste le cose che mi piacciono, sì! Dai! Oh, lasciateli in pace, avete capito? Cazzo di soldati di merda. No, ragazzi, però la cosa che mi manca, sapete cos'è in questo momento? Vorrei troppo le lame celate, ragazzi. Duncan, per Giove siete vivo! Tranquillo, sì, siamo più solo forti. Sì. Portiamo questo tesoro che c'è in mano, vediamo dove dobbiamo andare. Ok, perfetto, siamo arrivati. Andate con calma, aspetto qui. Tra questa feccia è bello incontrare un gallese. Sono inglese e non mi muovo da qui finché non scoppia un'altra guerra. Il buon re Giorgio è fortunato a poter contare su un imbecille come te. Ehi, tu! Conosco la tua faccia. Eri insieme a quei pirati giù a Nassau. Chiudi quella cazzo di bocca o la riempio di piombo, è chiaro? Edward, vero? Grande, Edward. Bastardo. L'avevo avvertito.
Ma sei scazzo! Ma sei una merda! Devi difendere gli assassini, brutto stron. Dai, facciamogli il culo, va. Se vuoi una ripassata ci penso. Ah, ma spam! Dai! Buttalo giù! Ok. È grande. B e poi premi X per stordire, vai. Grande, ma sei un grande. Queste cose mi piacciono troppo, ragazzi. Ok, guarda. Bam. Voi ditemi che non è figo. Guardate, cioè, i movimenti sono fantastici. Ovviamente, ragazzi, siamo all'inizio, quindi io mi stupisco di tutto. A me piacciono troppo queste cose. Ok, ragazzi, fermiamoci qui. E poi vediamo la scena successiva la prossima volta. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Scusate per lo spoiler. Ovviamente chi ha voluto vedere questo pezzo, spero che vi sia piaciuto, perché è veramente una figata sto gioco. A me piace molto. Ovviamente, ragazzi, non si discosta molto da Assassin's Creed 3, però la grafica mi sembra un pochettino migliorata. La fluidità dei movimenti mi è piaciuta moltissimo, ragazzi. Ovviamente siamo all'inizio, quindi magari successivamente mi accorgerò che i movimenti sono sempre gli stessi, gli attacchi sono sempre gli stessi. Però inizialmente potrebbe essere veramente figo da giocare questa cosa. Io ovviamente spero che a voi piaccia questo tipo, questo genere di gioco, questo titolo, questo Assassin's Creed che ci ha accompagnato da vari anni. Non mi sembra il caso di buttarli in merda sopra già dalla prima puntata, ma magari dobbiamo assaporarlo meglio, giocarlo di più, approfondirlo, il tutto ovviamente nel migliore dei modi, cercando qualsiasi obiettivo, qualsiasi cosa nascosta, ragazzi, qualsiasi piccola sorpresina che ci potrebbe essere all'interno della mappa. E niente, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, iscrivetevi, commentate, mettete mi piace se ovviamente avete apprezzato il video. Da Cura 93 è tutto, ci vediamo alla prossima, ciao ragazzi.